Tra i massimi protagonisti dell'arte astratta italiana dalla fine degli anni 50, Pasquale Ninì Santoro porta avanti una ricerca formale che spazia dalla pittura alla scultura, dall'incisione alla ceramica. Negli anni 60 a Parigi frequenta il celebre laboratorio di incisione di Stanley William Hayter, l'Atelier 17. Rientrato nel 1962 a Roma, fonda insieme con Biggi, Carrino, Frascà, Pace e Uncini il Gruppo 1. Già nell'estate del 63 però Santoro decide di separarsi dal gruppo e comincia a dedicarsi alla scultura. Strutture in ferro, caratterizzate da linee dinamiche e minimaliste, si snodano nello spazio restituendo un'immagine sintetica essenziale della natura. Non c'è niente di più figurativo dell'astratto, perché se tu guardi per esempio le nuvole fuori, ogni volta che vedi il cielo con le nuvole ci vedi quello che ti pare a te, somari che volano, anguille, pesci, donne, no? Ossia, tu dai quello che vuoi vedere nella roba. Ninì Santoro ha partecipato più volte alla Biennale di Venezia e di San Paolo in Brasile e alla Quadriennale di Roma. Nel 2011 è insignito del premio del Presidente della Repubblica, conferitogli da Giorgio Napolitano, e nel 2013 è nominato Accademico di San Luca. Io rifaccio sempre le stesse cose, nel senso che tu non fai altro di quando cominci a fare della roba, hai delle sensazioni e prendi delle linee, guardi, certo, che ti colpiscono un po'. Poi con il tempo non fai altro che andare avanti e ti sembra di fare sempre cose diverse, in realtà non fai che la stessa cosa. Le opere di Santoro si trovano nelle collezioni di numerosi musei in Italia e all'estero, tra cui la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, il MoMA di New York e i Musei Vaticani.